Senti che bella questa atmosfera natalizia che ci pervade e ci rende tutti più buoni. Buon pomeriggio amici di Calcio Pazzo Show per questa tredicesima ed ultima puntata dell'anno. Dice come ultima puntata? Ci stanno ancora tre giornate da giocare. Lo so, però purtroppo ragazzi io sono romano e quindi sono pigro per default. E amo passare il Natale e le festività in famiglia. Senza sbattermi troppo a fare video, chiaramente il canale continuerà una sua programmazione che sarà molto più blanda rispetto a questi giorni, dove comunque non mancheranno i video degli eventi salienti e non mancherà soprattutto la carriera a FIFA 19. Però Calcio Pazzo Show no, si interrompe, anche perché comunque voglio lasciare i nostri amici youtuber anche il loro tempo e il loro spazio di festeggiare il Natale con le proprie famiglie, e ci rivediamo alla ripresa del campionato che credo sia intorno al 20 gennaio. Adesso non ho controllato, però insomma ecco, ci sarà una lunga pausa dove i nostri amici calciatori potranno rifocillarsi, andare dall'altra parte del mondo dove fa caldo a prendere il meritato riposo, chi si è meritato, chi invece secondo me io li manderei in miniera o ai lavori forzati, perché magari non si è comportato molto bene, ogni riferimento è puramente casuale. Un annuncio importante per le amiche youtubers che sono all'ascolto: Calcio Pazzo vuole incrementare la propria quota rosa, per cui da oggi farà l'esordio a Calcio Pazzo Show Sarenka 23, che è tifosissima dell'Inter. Quando sarà a regime tutta la situazione, il mio sogno sarebbe avere uno youtuber maschio e uno youtuber femmina per ogni squadra importante di Serie A. E quindi Sick Wolf, che di solito apre questa trasmissione con il punto sulla Serie A, mi perdonerà se per cavalleria il primo collegamento lo facciamo proprio con lei, con Sarenka 23. Two turtle doves and a partridge in a pear tree. Ciao Andrea e ciao a tutti quanti gli amici di Calcio Pazzo. Allora, per quanto riguarda la partita tra Inter e Udinese, sono soddisfatta per quanto riguarda la vittoria. Vittoria che è arrivata grazie al gol di Icardi sul rigore. Sono soddisfatta anche per i tre punti, perché era molto importante dare delle risposte positive in campionato dopo la grande mazzata della Champions, no? Dell'uscita dalla Champions League. Sono un pochino meno soddisfatta riguardo alla prestazione, perché l'Inter poteva decisamente fare meglio, invece abbiamo comunque visto un Inter che sì, ha avuto le sue occasioni, per carità, ma comunque una squadra che non è riuscita a concludere. Infatti siamo riusciti a passare in vantaggio grazie a quel rigore, e meno male, altrimenti probabilmente sarebbe finita con un altro pareggio o peggio ancora anche con un'altra sconfitta, per la fortuna, per la grande fortuna che abbiamo. Però tutto sommato sono soddisfatta per questi tre punti, sono soddisfatta per la vittoria, quindi dico amala sempre e cerchiamo di andare avanti e comunque di raccogliere i risultati positivi. Ma avete visto che hanno fatto fuori Mourinho? Hanno fatto fuori, si è dimesso, questo non si è capito bene. Tra l'altro comunque in questi casi in Inghilterra di solito si fanno sempre dei gentleman agreement, difficilmente si arriva allo scazzo come in Italia. Ma quello che voglio dire, comunque, anche se io personalmente a livello umano non apprezzo moltissimo Mourinho e nemmeno a livello del gioco, comunque sto signore si è qualificato in Champions League e lo scorso anno ha vinto l'Europa League, quindi comunque a mani vuote questo non ci resta mai. E adesso andiamo a sentire il punto di Sick Wolf relativo a quest'ultima giornata di Serie A. Vince la Juventus, vince il derby la Juventus e vince grazie al calcio di rigore di Cristiano Ronaldo. Juventus che batte il Torino per 0-1 in una partita molto molto reclamata, una partita molto fastidiosa dalle parole di Walter Mazzarri, che chiede due calci di rigore non dati.
ma c'erano. La Juventus comunque alla fine vince, trionfa. Il risultato è 0-1 e allunga. Anzi no, non allunga, perché il Napoli al 91esimo con il gigante buono, il polacco Milik, su punizione trova la via del gol ed è 0-1 alla Sardegna Arena. Per il Napoli 3 punti pesantissimi, come quelli pesantissimi che ottiene la Roma in casa contro il Genoa per 3-2, potremmo definirla una boccata d'aria, una Roma che va sotto per ben due volte e poi alla fine trova il gol della vittoria. Una Roma brutta, brutta e fischiata allo Stadio Olimpico, ma che comunque si avvicina a meno 3 dalla Champions League, si avvicina al Milan, il Milan che pareggia, il Milan che non va oltre lo 0-0 a Bologna, il Milan che ci prova ma che va a sbattere contro il muro rosso-blu. E allora non c'è niente da fare, anche perché l'Atalanta adesso corre, l'Atalanta batte la Lazio, vince 1-0, all'Atalanta basta il gol dopo pochi secondi di Dovan Zapata, la Lazio prova a riprenderla, segna al 94esimo, ma il piede in fuorigioco, ma che dico, la punta del piede in fuorigioco di Acerbi, determina l'annullamento del gol per il VAR, l'Atalanta vince 1-0, la Lazio non è più quarta, non lo è più da un paio di settimane, resta a meno 2, ma adesso c'è l'Atalanta a meno 3. L'Inter, per concludere, anche l'Inter corre, vince 1-0 con l'Udinese, sì, anche l'Inter di rigore, anche l'Inter con il suo bomber, Mauro Icardi, l'Udinese sconfitto, l'Udinese di Nicola, che comunque non sfigura, che comunque va sotto meritatamente, e l'Inter adesso può gioire del pareggio del Milan, della sconfitta della Lazio, e allora, adesso la Champions League è sempre più vicina. First Noel the angel did say was to serve. Ed ora ridisponiamoci secondo la classifica di Serie A, che vede chiaramente prima la Juventus, e diamo quindi la linea a Nino JFC. Keeping their sheep on a cold winter's night that was so. Ciao a tutti quelli che seguono Calcio Pazzo. Allora, la Juventus si porta a casa il derby della Mole vincendo 1-0 in casa del Toro. Vince questo derby grazie a un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo, rigore che si era procurato Mandzukic atterrato in area di rigore da Ichazo, che era subentrato a Sirigu. Tutta l'azione nasce da uno scellerato retropassaggio di Zaza e la Juventus grazie a questo episodio riesce a portare a casa i 3 punti in un derby caratterizzato dal fisico, dal gioco duro, da un Torino in grande spolvero che ha fatto una buonissima partita, è una partita che comunque viaggiava sull'equilibrio fino al punto appunto dell'episodio incriminato del calcio di rigore che fa pendere l'ago della bilancia verso la Juventus, che quindi non si ferma, continua la sua marcia insomma verso il campionato, con un Napoli che però risponde sempre presente e rimane alle calcagna dei bianconeri. Seconda posizione per il Napoli, che ottiene una vittoria fondamentale negli ultimi minuti dopo un secondo tempo molto volitivo grazie a una punizione di Arkadiusz Milik, sempre più decisivo. Ascoltiamo il nostro amico Gualt. Cagliari-Napoli possiamo definire una partita di transizione. Napoli che doveva vincere e ha vinto, sicuramente con qualche difficoltà di troppo, grazie a un Cagliari che si organizzò bene e che non ci faceva ripartire, ma in generale Napoli che ha vinto e ha fatto quello che doveva fare. Grande gol di Milik, anche sfortunato in varie occasioni con una traversa colpita, ma in generale Napoli che ha rischiato molto. Non credevo sinceramente che il Cagliari ci potesse mettere tanto in difficoltà, abbiamo rischiato invece con un Napoli inedito, con Ancelotti che ha fatto 1000 cambi rispetto alla partita precedente, con un sacco di turnover, ma un Napoli che non mi ha convinto. Sicuramente quello che conta è il risultato, ma il gioco ha veramente penalizzato molto questo Napoli. Detto questo, importano i 3 punti e sono molto contento, ma spero sinceramente che questo possa non essere andamento per le prossime gare. Le
sapere che Gualte è fenomenale, perché io in qualsiasi momento della giornata gli chiedo: senti, mi mandi un minuto di audio di commento? Lui me lo manda in qualsiasi momento. Dove sta? Una volta me l'ha mandato dal dentista. Questa volta gliel'ho chiesto alle 2 di notte perché stavo facendo il montaggio, me l'ha mandato da dentro il cuscino, da sotto la coperta. Avete sentito, insomma, stava dormendo, però un professionista esemplare. Proseguendo in classifica, troviamo al terzo posto l'Inter di Spalletti, e quindi dopo aver ascoltato Sarenka 23, ascoltiamo anche Luca Nerazzurro Daje. Calcio di rigore, Inter Udinese 0-0, Icardi prende la palla, la mette sul dischetto e pensa: mo gli faccio il cucchiaio. Un pazzo, forte quanto folle, pazzo come la pazza Inter, fa il cucchiaio e porta in vantaggio l'Inter, che concluderà la gara sul risultato di 1-0. E io ancora adesso, tornando dallo stadio, sono ancora sconvolto e allo stesso tempo entusiasta di come questo giocatore abbia la capacità, in un momento così delicato, dove arrivi dall'eliminazione della Champions League, dove arrivi dalla sconfitta di Torino, dal pareggio con la Roma, in un momento delicatissimo della stagione, a fargli il cucchiaio, a bucarlo. E meno male che segna solo lui, e meno male che per gli altri è un bidone. Teniamoci stretto con Riccardi. Penso possa andare bene anche questo col minuto di commento. Alla prossima, è sempre forza Inter. Assolutamente d'accordo con Luca, perché soltanto un pazzo, dopo un periodo così de merda, se possiamo dire, si presenta sul dischetto in Inter Udinese quando siamo al 76esimo, che se per caso va male resti sullo 0-0, bordate dei fischi, soltanto uno con le palle può presentarsi e fare il cucchiaio. Come a voler dire: io adesso faccio il cucchiaio, segno, e si inverte la tendenza di tutta la squadra. Tra l'altro Icardi è protagonista proprio in questi giorni, insieme alla moglie Vanda Nara, che è anche il suo procuratore, per quanto riguarda il rinnovo. Se ne è uscita proprio l'altro giorno con delle dichiarazioni importanti, secondo me per far salire un po' il prezzo, dicendo che l'Inter addirittura l'avrebbe voluto dare alla Juventus e che la Juventus avrebbe garantito il posto da titolare insieme a Cristiano Ronaldo. Sinceramente sono notizie che un po' destabilizzano l'ambiente. Io credo che poi alla fine Icardi firmerà per l'Inter, però sicuramente Vanda sta cercando di scucire qualche soldo in più. Ed ora ascoltiamo i due litiganti che si stanno contendendo insieme al Milan il quarto posto. Atalanta-Lazio terminata 1-0 con il gol di Zapata, e dove il VAR si è reso ancora una volta protagonista nel finale, annullando un gol ad Acerbi. Vai con Alfrez e Dudda. Un buonasera o buon pomeriggio da Alfrez. Lazio che finisce qua la sua striscia di pareggi consecutivi, non nel migliore dei modi però, perché arriva la sconfitta con l'Atalanta, decide il gol di Duvan Zapata al primo minuto dopo un clamoroso errore difensivo di Radu, in cui è complice anche Acerbi. Una Lazio che, come al solito, spenta e senza idee, stavolta non viene neanche aiutata dalla fortuna, con Acerbi che si vede annullare un gol per un fuorigioco veramente di questione di centimetri, all'ultimo secondo praticamente. Una Lazio che quindi adesso si ritrova con le spalle al muro, con l'Atalanta e la Roma più vicine, e il Milan che domani con il Bologna avrà la chance di allungare. Inzaghi sembra aver perso completamente le redini dello spogliatoio, una squadra che ormai ha perso definitivamente la brillantezza dello scorso anno e di alcune partite iniziali di questo, e poco da aggiungere: se o la Lazio cambia rotta o la stagione è compromessa. Eccomi qui, appena rientrato dallo stadio, mamma mia, è stata quasi una gioia risultare di più per il gol annullato a Acerbi che neanche al gol di Zapata. Comunque, grande vittoria, 1-0 sulla Lazio, una partita difficile, tre punti d'oro che ci lasciano in piena zona Europa, in una classifica davvero che ci sorride, e siamo addirittura a -2 dalla Champions, però è troppo presto per fare calcoli o qualsiasi cosa
Però sono tre punti importantissimi, perché è una partita molto difficile con la Lazio, uno scontro diretto comunque anche per le zone alte della classifica. E vinciamo in casa 1-0 con ancora un gol di Zapata, che ha fatto davvero una grande partita, sta davvero entrando in pieno ritmo, sta davvero entrando negli schemi e si sta davvero rivelando un grande attaccante. Migliore in campo ancora una volta Froiler e De Roon, cioè a centrocampo davvero non ce n'è per nessuno, loro due sono davvero sensazionali. Un pochino sottotono Ilicic e il Papu, su una gara sufficiente, buona, però non eccelsa, ecco, diciamo che non spiccano. Benino bene, anzi la difesa abbastanza bene, Berisha ogni tanto però qualche svarione ce l'ha, cioè nonostante un 1-0 e tre punti davvero spettacolari, una classifica sorride, il calendario è difficile, ma possiamo concludere il girone d'andata davvero con grande grande soddisfazione. Ora testa alla prossima, testa al Genoa, e direi anche basta. Sul gol annullato non c'è nulla da dire, era da annullare, è vero che il fuorigioco è di pochi millimetri, pochi centimetri, dite quello che volete, però è fuori gioco. Se il VAR esiste c'è per un motivo e questi gol sono da annullare. Detto questo, basta, direi che posso concludere, grazie per l'invito e sempre forza Atalanta. La Roma batte 3-2 il Genoa, tra l'altro nel finale c'era un rigore solare grosso come una casa per i genuani per spinta di Florenzi su Pandev, non visto dal VAR, ma sul VAR la polemica ormai è vecchia, finché sarà l'arbitro a richiedere il VAR e non il contrario non ne usciremo mai. Sentiamo cosa ne pensa Gladiatore Giallorosso 94. La Roma torna finalmente alla vittoria dopo un mese di astinenza e lo rifà di nuovo contro una genoana. La Roma vince per 3-2 in casa contro il Genoa, una partita molto sofferta, molto complicata, che se ha smosso di poco la classifica non ha eliminato per nulla i tanti problemi di una squadra che non riesce a trovare una propria identità di gioco. Una squadra che fin dai primi minuti è apparsa in netta difficoltà dal punto di vista del gioco, una squadra che per buona parte del primo tempo si è fatta schiacciare da un onesto Genoa che ha fatto la sua partita ma niente di eccezionale, e alla fine è riuscita a vincere e a rimontare grazie al primo gol stagionale di Kluivert e al 3-2 di Cristante, che segna il suo secondo gol stagionale ed è una delle poche note positive di questa partita. I tre punti erano importanti soprattutto in vista della difficile sfida allo Juventus Stadium, ma certo non eliminano tutti i problemi di una Roma che continua a faticare molto e la panchina di Di Francesco, seppur salvata al momento, è ancora traballante. Secondo me il Cagliari ha anche accarezzato l'idea di portarsi a casa un altro punto contro una big, in questo caso il Napoli, ma il Napoli effettivamente nel secondo tempo ha aumentato i giri e poi alla fine, nonostante sia venuto negli ultimi minuti con una punizione splendida di Milik, secondo me ha strameritato il risultato. Non so se è d'accordo con me Andrea Mereu. Ciao Andrea, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Calcio Pazzo. Allora, siamo tornati con questo intervento in relazione alla partita del mio amato Cagliari. Il giorno dopo Cagliari-Napoli, sapete perfettamente il Napoli che si è imposto per 1-0 grazie a quel gol di Arkadiusz Milik arrivato al 91esimo tramite una bellissima punizione. Che dire, veramente un peccato, davvero un peccato, perché la prestazione del Cagliari ieri è stata una prestazione veramente ai limiti della perfezione. È stato un Cagliari veramente guerriero, un Cagliari dallo spirito importante, positivo, dalla mentalità di non voler mollare mai, anche in questa sfida, come nella sfida contro la Roma, anche contro il Napoli. Abbiamo fornito una prestazione assolutamente di livello, anzi forse abbiamo giocato meglio sicuramente nel primo tempo, in cui le occasioni più importanti sono state le nostre. Nel secondo tempo effettivamente abbiamo sofferto perché il Napoli è entrato appunto in campo con una voglia di aggredire la partita, poi Ancelotti chiaramente ha cominciato a mettere tutti i giocatori offensivi, inizialmente Insigne, Mertens e Calleon sono partiti dalla panchina e invece poi nel secondo tempo a mano 1-1 sono entrati tutti, quindi praticamente a un certo punto c'erano appunto Insigne, Mertens, Calleon, Milik, Zielinski, insomma un Napoli a trazione anteriore come si dice in questi casi. Comunque
il Cagliari ha veramente lottato, è riuscito comunque a giocarsela, ha sofferto sicuramente nel secondo tempo perché il Napoli sicuramente ha avuto delle occasioni, però va detto che fa male perdere così, perché comunque alla fine quella punizione con il fallo di Andreoli era assolutamente evitabile, si poteva evitare, anche perché poi non si dovrebbero concedere certe punizioni quando sai che dall'altra parte la squadra avversaria può contare certi tipi di tiratori, e infatti Milik ce l'ha fatto vedere con una perla, veramente con un gran bel calcio di punizione. Peccato davvero, ma io sono orgoglioso dei miei giocatori, dei miei beniamini, perché hanno dato tutto, hanno onorato la maglia rispetto a quello che era successo negli ultimi anni, dove il Napoli praticamente era venuto a Cagliari, si era imposto per due volte consecutive per 5-0 addirittura, quindi insomma stiamo parlando sicuramente di un'altra tipologia di partita. Purtroppo portiamo a casa 0 punti, adesso ricarichiamo le batterie, ci attende un'altra sfida veramente molto difficile all'Olimpico contro Lazio, ma sono convinto che questo Cagliari possa veramente far bene, possa dire la sua e magari possa anche conquistare un buon risultato, anche un pareggio, che sarebbe sicuramente molto molto importante. Un saluto a te Andrea e a tutti gli ascoltatori di Calcio Pazzo, ciao ciao. E abbiamo una new entry, tifoso genuano, lui si chiama Zender e fa parte di un duo che su Instagram spacca, Quei Due sul Calcio, anzi io vi invito a seguire il loro canale, molto divertente, sentiamo la sua disamina su Roma-Genoa. Ciao a tutti amici di Calcio Pazzo, e niente, che dire, siamo qua a commentare Roma-Genoa 3-2. Tanto 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 rammarico in sta partita, perché comunque sono contento per il Genoa ma non sono contento per l'arbitraggio. Allora partiamo dai punti fondamentali: andati in vantaggio due volte per 1-0 e 2-1, gol di Piontek e di Ijemark. Ok, allora prima cosa, mi vai ad annullare sul 2-2 il 3-2 di Lazovic andando a rivedere la partita un minuto prima, cioè stava a fare il replay, quello che si fa su FIFA. E come seconda cosa, al Genoa, stupidamente, come sempre l'ho detto anche a un mio amico mentre si stava guardando la partita, gli ho detto: guarda, scommetti che adesso la Roma va in vantaggio. E infatti cosa è successo? Cristante, Kluivert, Cristante, tiro, gol. Ed ecco qua 3-2. E poi io non voglio qua star fare la polemica, perché tanto ormai la partita è finita, si è conclusa 3-2, quello che è andato è andato. Ma da dire, oh, cross in mezzo, Pandev ci va di testa all'ultimo minuto e Florenzi gli mette le mani addosso, due mani, e lo spinge tipo un ragazzo che comincia a tirare gli spintoni in discoteca. Ma di cosa stiamo parlando? Ma io dico, ma al VAR, ma vi grattate qua il belino? O Belin, sono lì a raccogliere i soldi e basta, no? Perché cioè, così davvero non si può andare avanti. E stessa cosa anche in Torino-Juventus. Ma ragazzi, ma cioè, io dico una cosa, ma diamoci una svegliata. Ci siamo messi la VAR in Serie A apposta per questi errori, e questi errori si fanno lo stesso. E vabbè, c'è il rammarico. Comunque è un gran Genoa, migliore in campo Lazovic senza dubbio, perché ha fatto delle cavalcate clamorose e niente. Vabbè ragazzi, dai, un saluto a tutti gli amici di Calcio Pazzo. Bella regà. Ragazzi, vogliamo ascoltarci lo youtuber più divertente, secondo me, del panorama calcistico, anche più divertente di me, lo ammetto, Gabbo, che però per Calcio Pazzo fa un servizio di una serietà e di una professionalità che voi non avete idea. Anzi sì, ce l'avete idea, perché seguite in massa Calcio Pazzo Show, e parliamo della top 11 di questa settimana. Ciao Andrea e a tutti gli amici spettatori di Calcio Pazzo, eccoci tornati con un nuovo episodio della top 11 di questa 16ª giornata di Serie A. Cominciamo subito: due prodezze che consentono al Sassuolo di tenere la porta inviolata e di vincere la partita. Consigli è il miglior portiere della Serie A di questa settimana.
saracinesca. La sua squadra non sta affrontando un bel periodo, ma lui si è riscattato con una prestazione impeccabile, con il gol come ciliegina sulla torta. Sto parlando di Fazio. Bomber. Ancora una volta, anche per questa settimana, Chiellini entra nella mia personale top 11. Prestazione perfetta e senza sbavature. Prova a saltarmi. E poi spazio ad Andersen. Il difensore danese della Sampdoria classe 1996 si è reso protagonista di una prestazione davvero incredibile. Veterano. A centrocampo un altro giocatore della Samp, Praet, che con ben due assist regala due cioccolatini a Quagliarella e Caprari e la vittoria ai blu cerchiati. Indispensabile. Spazio poi ai goleador, in primis Cristante, che con la sua rete regala la vittoria ai giallorossi. Rigori non dati a parte, si intende. Ritrovato. La sua squadra si è dovuta arrendere agli avversari, ma Krunic si è comunque reso protagonista di una buonissima prestazione. Con rete incorporata. Non mi arrendo. Subentra Norgard al minuto 75, 90 secondi e mette in rete il gol della sicurezza per la Viola. Un dabbo decisivo per la Fiorentina. Sentenza. In attacco spazio a Milik. Si concede il lusso di allontanare da un calcio di punizione un certo Dries Mertens. Si prende l'incarico di calciare la punizione al minuto 91 e... il resto è storia. Cecchino. È un classe 1999 figlio d'arte, ma con le carte in regola per diventare un futuro campione. Gol e assist questa settimana. Kluivert si è fatto trovare pronto. Prontissimo. Promessa. E infine, anche se non è stato facile, ho scelto ancora Duvan Zapata. All'attaccante dell'Atalanta bastano una manciata di secondi per segnare il gol che regalerà la vittoria alla Dea. Ignorante. Ed è tutto anche per questa settimana. Un saluto ad Andrea e a tutti gli amici ascoltatori di Calcio Pazzo. Ciao Andrea, un saluto a tutti gli amici di Calcio Pazzo, qui è Papyrus e parleremo della partita Sampdoria-Parma, terminata col punteggio di 2-0 per i blu cerchiati. Una festa tra gli spalti, questo è il vero titolo da dare a questa partita, una bellissima vetrina per lo sport, una bellissima vetrina per il calcio, perché le due tifoserie sono gemellate da più di 28 anni e ogni volta quando c'è un match tra Sampdoria e Parma è sempre bello andare allo stadio, men che meno se sei tifoso del Parma e devi guardare la tua squadra praticamente non giocare, perché è questo il caso. 2-0 netto, 2-0 che sancisce effettivamente la qualità della Samp, 78% di possesso palla, 0 tiri in porta per il Parma invece, insomma una partita praticamente a senso unico, dettato anche dal fatto che il Parma scendesse in campo probabilmente per andare a cercare un pareggio che alla fine è stato un vero e proprio miraggio, senza giocatori come Grassi, stagione ormai finita per lui per la rottura del crociato, e senza Gervinho, che abbiamo capito essere sì il simbolo di questa squadra, l'uomo in più, ma appunto quando non c'è, visto che ogni tanto ha degli acciacchi fisici, quando non c'è la squadra fa decisamente fatica. Io spero, da tifoso del Parma, che a gennaio la società possa intervenire sul mercato per acquistare un vice Gervinho, perché senza un giocatore di quel calibro la squadra è decisamente mediocre. Grazie mille, un saluto a tutti quanti ragazzi e come sempre forza Parma. Ciao Andrea. E si conclude anche la tredicesima ed ultima puntata dell'anno di Calcio Pazzo Show. Ricordiamo, ultima puntata perché io santifico le feste natalizie, al contrario del campionato di Serie A, per cui nonostante ci sono da giocare ancora 3 giornate, io da oggi sto in ferie come Calcio Pazzo Show, mentre invece come canale YouTube prosegue sicuramente la programmazione, magari un po' più ridotta, però non mancherò di tenervi aggiornati sulle vicissitudini più importanti del massimo campionato di Serie A e non solo. Io ringrazio tutti gli youtuber che fino ad oggi, fino alla tredicesima puntata, ci hanno fatto compagnia. Ho delle idee geniali, permettetemelo, per il prossimo anno, quindi dalla prossima puntata inizieremo ad avere un po' più di interazione, perché vorrei proprio chiamare in diretta, quindi fare un botta e risposta con i nostri opinionisti. Vediamo se si può realizzare questa cosa, ma credo assolutamente di sì. Voi continuate a seguirci, a seguire questo canale, a mettere like, a condividere, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella. Un saluto e sempre Calcio Pazzo!